Vi ringrazio della presenza molto numerosa. Era un nostro dovere farlo dopo quel 21 dicembre, quando abbiamo fatto quel comizio che è stato così un po', diciamo, movimentato con delle interruzioni. Siamo rimasti quel 21 dicembre, avremmo fatto un altro, e abbiamo colto delle occasioni in questi giorni per rifare un altro comizio. Voglio fare un appunto molto importante. Siccome su qualche pagina Facebook ho letto che io ho avuto questo comizio con prepotenza, arroganza e altro, voglio comunicare che io il 6 febbraio ho fatto un'istanza, e qua protocollata, al comune per fare questo comizio. Non c'è un'istanza, non c'è un'altra, chi che sia, di altri soggetti o associazioni che hanno fatto un'istanza in comune per fare un altro comizio alla data di oggi. Queste sono delle insinuazioni che mettono in paese un po' di zizzania. Grandi polemiche fanno questo. Questa presunta associazione che doveva nascere poteva fare il protocollo. Io avrei rinviato, non c'erano problemi se loro lo dovevano fare oggi, ma mettere quelle cose scritte che io ho avuto questo comizio dal sindaco per la mia prepotenza, arroganza, e che loro hanno paura di me al comune. Ma secondo me loro, se potevano, non mi facevano parlare. Cioè, voglio dire, è un controsenso colui il quale ha scritto quelle cose. Poi, prima di addentrarmi nei particolari sulle questioni che ho invitato, che ho scritto su Facebook, voglio fare una precisazione in merito a quello che è successo il 21 dicembre. Io non sono un colluso, io non ho dei compari, io non sono, non ho processi per collusioni, non ho chi che sia di cose di collusioni che hanno altri, con documenti. E prego le persone che hanno a cuore questo paese di non mettere zizzania in questo modo in paese, di non scaricare negli altri i problemi che hanno loro, perché io non sono andato mai in nessuna assemblea con quei modi arroganti, chiamiamoli scostumati, del 21 dicembre a fare quelle cose, a interrompere in quel modo. Cioè, sono stato corretto. Io, Pino Telitano, qua ha parlato un'ora e mezza sotto il palco, sopra il palco, io ero sotto al palco, non ho detto una parola. Mi ha apostrofato in tutto e per tutto. Non ho detto niente, il giorno dopo ho fatto un comizio. Quindi se io oggi faccio qualche cosa, o dico qualche cosa che qualcuno potrebbe risentirmi che non ho detto una cosa giusta, abbi l'accortezza di presentare un protocollo al comune e farsi un comizio per fatti suoi. Perché quelli sono le modi arroganti, dei modi di prepotenza, interrompere la gente mentre parla. E questo mi è dispiaciuto, perché siamo nel paese. Volevo fare questa precisazione. Quindi io non ho compari, non sono colluso. Se poi qualcuno vuole sapere chi è colluso o no, ho i documenti qua. Perché io sono stato in comune, ho avuto l'accesso agli atti e ho un blocco così. E se qualcuno non la smette di dire stupidaggini, lo pubblicherò su Bovena Reale e poi riderà tutto il paese. Intercettazione e tutto. Poi vediamo che è colluso. Poi vediamo chi lavora per la legalità in questo paese, o chi è onesto in questo paese. Poi vediamo se questo paese è pulito. È pulito dove gli piacciono loro, dove gli piace a quel signore, che è una sponsorizzazione della Voce del Sud, che mette una denuncia privata di Marino Carmelo, che mi denuncia la Voce del Sud per diffamazione su un articolo che abbiamo messo su Bamerinazza, mi fa una denuncia, Domenico Zavettieri e Campanella mi mettono sulla Voce del Sud. Ma voglio dire, ma io metto a Zavettieri, che ha 10 cause con i vicini di casa là, per fatti privati su un giornale?
Questi signori sono quelli che hanno fatto per 20-30 anni questa politica, una politica privata, per pensare di includere, per includere, voglio dire, paura alla gente. E grazie signore, a me non mi include nessuna paura. Vi porterò finché non mi chiudono nel coperchio. Aprite gli occhi. Perché io non sono la vecchia amministrazione di prima. E voglio fare anche un appunto. La vecchia amministrazione, non c'è una persona della vecchia amministrazione che ha preso un avviso di garanzia. Un avviso di garanzia. E poi volete che vi dica una cosa? Qui dentro non l'avete letto nessuno. Il dispositivo del ministro Cancellieri dove dice perché è stato sciolto il comune di Bonomarino. Qualcuno l'altro giorno dice sciolto Squillace, è stato sciolto. Avvocato, non è stato sciolto Squillace, è stato sciolto l'ente. Squillaci erano già caduti, non so se mi spiego. Non riescono neanche a capire questo. Io ho l'articolo preciso che ha fatto la Cancellieri, ha sciolto l'ente. E adesso vi leggerò una cosa molto importante. Che il comune di Bova Marina il 26 agosto è arrivato 19 pagine, sono arrivate 19 pagine della commissione d'accesso quando ha chiuso le indagini e questi signori sopra l'hanno nascosta. Ho dovuto lottare 15 giorni per averla. Qualche amico della prefettura mi ha dato l'input e mi ha detto: Carmelo, è possibile che le 19 pagine che sono arrivate? Guarda, io non so niente, sono andato sopra, non sapeva nessuno niente. Sono andato poi da Roma, mi hanno mandato un protocollo e l'hanno dovuto togliere fuori. Sapete che cosa dicono il ministro degli interni? Il ministro degli interni! È un documento che ce l'ho solo io. Relazione di fine mandato 2012-2014, in forma semplificata, l'avevano nascosto. I commissari, quando sono andati via, hanno fatto queste 19 pagine per dire a chi imputavano il dissesto e lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bova Marina. Ecco qua, sapete che lo hanno imputato all'ufficio tecnico e all'ufficio amministrativo? Il ministro e il prefetto di Reggio Calabria. Guardate, ve lo leggo, poi se volete potete venire qua a vederlo. Sono 19 pagine, l'avevano nascosto, ce l'avevano impiegato di Bova Marina a casa. Quando io sono andato dai carabinieri, mi ha chiamato il sindaco Vincenzo Gruppo e mi ha detto: Carmelo, vieni che te lo do. Dice: sai, se l'era arrivato l'impiegato a casa, l'erano mucciato, l'erano matato. Arrivato il 26 agosto. Questa è legalità secondo voi? Questa è la relazione finale. Tale modo di lavorare ha pregiudicato l'azione dell'ente. Cioè gli addossano agli impiegati comunali il dissesto. Ecco qua che dice. In tale settore era presente responsabile solo con lo stesso risultato destinatario dei provvedimenti giudiziari da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Tale circostanza ha costretto la Commissione a individuare un nuovo responsabile avvalendosi a tal fine di personale in posizione di protezione ai sensi dell'articolo 145 del 2. Anche l'organizzazione di tale settore si è rivelata confusionaria sia nella gestione delle pratiche, sia nella trattazione delle medesime, in quanto la maggior parte delle autorizzazioni, permessi, licenze e quant'altro di competenza del settore è apparso incompleto nell'istruttoria dei relativi procedimenti e nell'adozione di atti previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò ha favorito un'intensa attività giudiziaria di cui sono seguiti numerosi procedimenti penali ancora in corso. 300 pratiche dell'ufficio tecnico la commissione ha mandato alla Procura della Repubblica. Lo volevano nascondere. Questa è la legalità in questo paese. Sapete chi lo voleva nascondere? Quei signori
che erano nel 2003-2008 e che hanno creato problemi a qualcuno che è venuto là e mi ha detto che io sono colluso. Questa è la vera storia. Non è una cosa facile da decifrare, non è una cosa facile da poter spiegare che cosa sta succedendo in questo comune. La commissione, il ministro manda la relazione, dopo 8 mesi devo andare da Carabinieri, un amico mio di Roma, mi dice, mi dai il protocollo, la nascondono, un atto che la legge dice che dopo 15 giorni deve essere pubblicata sull'albo online del comune di Bova Marina. Sapete perché? Perché imputa al settore tecnico lo scioglimento del comune di Bova Marina. Vi farò le fotocopie se li volete vedere, è molto importante. E poi parla del settore amministrativo, cioè parla del settore tecnico e dice che non c'è una pratica giusta. Una pratica giusta non c'è. Questo dice la commissione, poi fa la relazione finale il ministro, mandato il 26 agosto. Siamo a febbraio, quasi a marzo, e non sapevamo di questo. Questa è la legalità in questo paese. O è la legalità di coloro i quali che dicono che io sono colluso. Io sono per far scoprire la verità. I collusi sono altri, quelli che hanno procedimenti. Io non ce l'ho questi procedimenti. Io ho quel procedimento che mi ha diffamato, mi ha denunciato per diffamazione la Voce del Sud, Campanella e Don Mimì Zavettieri. Un fatto privato viene messo sulla Voce del Sud. Ha denunciato Marino Carmelo come responsabile del Bonamere Realty per creare confusione, quella confusione che loro pensano. Ecco, questo è il modo come per 20-30 anni hanno impaurito la gente politicamente. Cioè, un fatto privato può essere messo su un giornale, cioè a quale trovo? Cioè, poi io che faccio? Devo pubblicare che cosa dice la Procura di Reggio Calabria su Domenico Zavettieri tutti i giorni. Per di più, ho chiamato anche il figlio due mesi fa, gli ho detto: Pier Paolo, vedi che tuo padre, se non riesce a trattenerlo a Palizia, a Condoguri, ci sono degli istituti, mettetelo là. Non so se mi spiego. Mi dicevano: Carmelo, ti prometto che non succede più. E poi, cioè, si sono messi, si sono buttate loro la zappa nei piedi, come si dice, non so se mi spiego. Cioè, sono fuori delle norme al di fuori. Se io vi dico quanti denunce c'ha Zavettieri con i vicini, che faccio? Li metto su Bordone e altri. Ma sono dei fatti privati che poi la giustizia farà il suo corso. Intanto mi sento un colpevole finché non sarò condannato, come quel signore che parlava l'altra volta. Io dico che innocente finché la legge non lo condannerà, però non ha il diritto di dire che io sono un colluso, perché le carte dicono altro e le carte sono pesanti, non sono io parte. O come quel segretario ex PD che diceva che Pino Telitano non aveva votato l'avallo dei 3 consiglieri comunali. Gli abbiamo messo il filmato, ha detto: noi votiamo. Cioè, non è che ho detto niente di male, ho detto delle cose che le avete viste tutte su YouTube, che erano delle cose normali. Ho voluto fare questa precisazione, non voglio tornare più su questo punto, sul problema di collusione, questo e quest'altro, perché non è giusto. Siamo tutti in paese, lasciamo che la legge faccia il suo corso, non scarichiamo sugli altri i problemi che avete creato, che hanno creato gli altri. Quel signore se la deve prendere con quel consiglio comunale di aprile 2007, quando hanno votato la variante PUA. Quello è l'atto più grave di questo comune. No, Marino Carmelo, che si siede qua a raccontare la verità. La verità. E chiudo questa parentesi. Nel mese di dicembre, adesso passiamo alla Tares, nel mese di dicembre il comune di Bomarino ha mandato delle cartelle che noi abbiamo detto, il 21 dicembre abbiamo detto: vi arriveranno per la Befana, io, delle cartelle pazze, vi arriveranno, facciamo un esempio, all'avvocato gli arriverà 2.000 euro di acqua.
Io ho detto, ho fatto questa precisazione. Per me sono delle cartelle un po' pazze, per dire così. Se non che con la dottoressa Penza, dopo che è uscito, che vi è arrivata la TARES i primi giorni di gennaio, gli ho portato i documenti, ha fatto una valutazione e dice: Carmelo, qua c'è un colossale imbroglio. Dice: perché qua hanno mandato cartelle per 1 milione di euro? 1 milione di euro! Dice: la spazzatura quant'è? E dobbiamo raccogliere 483. 649. 649. Ma scusate, perché mandano di più? Non sappiamo. Allora io ho fatto subito un'istanza, una denuncia. Il sindaco, assieme a 5-6 commercianti che gli è arrivata questa batosta TARES, giorno dell'Epifania, ha aperto il comune e hanno fatto una riunione, vi dico anche i nomi con chi erano, no? Per abbassargli le tasse. Se non che io vengo a sapere di questo, io ho detto: scusate un attimo, ma voi siete andati a che titolo? Ma noi abbiamo fatto un comitato per noi per vedere di poter lottare per queste cose. No, voi dovete fare un comitato di cittadini, dovete lottare per tutti, non per voi 5-6. Cioè, non ho capito. Perché quelli erano dei commercianti dove gli è arrivato parecchio da pagare. Allora è nata una baruffa con me, con l'amministrazione a destra e a sinistra. Comunque, poi vi siete andati parecchi ai tributi e vi hanno detto: non pagate la prima rata. No, non pagate la seconda rata, vi sospendiamo la seconda rata. Una serie di imbrogli, non vi dico che cosa. Comunque vi dico una cosa: da 649.000 euro siamo arrivati che dobbiamo pagare di spazzatura 380.000. Quindi loro non sapevano, l'ufficio tecnico, possibile che questo è l'unico comune d'Italia che non riesce a fare dei conti per sapere quanto spendiamo nel 2014 per la spazzatura? Non sapevano, non avevano fatto il calcolo. Adesso sono 4-5 volte che hanno fatto dei calcoli, fanno delle simulazioni scendendo. L'avvocato che doveva pagare 2.000 euro adesso andrà a pagare 500 euro. Però vi dico una cosa molto importante: se lui ha pagato quelle 2.000 euro, non glieli restituiscono, glieli scontano negli anni a seguire. Intanto hanno fatto cassa, perché era questo l'intento. Non so se mi spieghi, era questo l'intento, di fare cassa. Una volta che hai fatto cassa, dice: oramai l'hai pagato, te li abbuono nelle precedenti. Una grande irregolarità, perché ha messo in allarme Boa Marina nei vecchietti, nelle popolazioni, ha lasciato degli strascichi queste tasse. Io l'ho seguita tutti i giorni, la seguo all'ufficio tecnico, all'ufficio tributario, e mi hanno detto: stiamo facendo ma quante simulazioni fate? Da quanto siamo partiti? Ma è possibile che non sappiamo quanto abbiamo pagato l'anno scorso di spazzatura? Erano delle simulazioni fasulle. Lo sapevamo, erano 380.000 euro. Sono partiti con 1 milione, sono scesi a 600, poi a 380. Ancora dice: forse scenderemo un 10%. E fate voi la conclusione sulla TARES. Fatela voi la conclusione sulla TARES. Un'altra cosa molto grave che è successo circa 15 giorni fa, alcune membri mi hanno chiamato e mi hanno detto che le scuole elementari non funziona il gasolio, non funzionano i riscaldamenti né alle scuole medie né alle scuole elementari. Domando a molti ragazzi: signori, mi hanno detto sì, non funziona per me. I genitori hanno comprato le stufette. Per chi le hanno comprate le stufette? Per gli insegnanti. E i ragazzi: niente, non funzionano i riscaldamenti. Mi reco, parlo con dei bidelli, parlo con dei professori, dice: Carmelo, non hanno mai funzionato. Come è possibile? Il 20 ottobre hanno scaricato 1.000 litri di gasolio. Il 15 gennaio 2.000 litri di gasolio, ciò la determina io. Se non funzionavano sto gasolio, che l'hanno portato a fare? 2.000 litri di gasolio e 1.000. Mi reco verso le 11:30 alla scuola media, c'era Bertoni, altri, gli ho detto: gentilmente, sono un consigliere comunale. E mi ha detto fare degli accertamenti per vedere dove è finita questo gasolio. C'era la signora, la moglie di Stelletano, una signora che fa la bedella, entra dalla preside, che si chiama Irene Marie, mi lascia mezz'ora fuori, sembra che è entrata al Quirinale a fare 2, 3 stanze, 4 stanze per parlare con un presidente della Repubblica. Esce dopo mezz'ora, no, vi giuro le cose come stanno, e mi dice: Carmelo, dice, non ti può ricevere
la dirigente, fra 8 giorni devi prendere l'appuntamento. E ha detto, ma manco eravamo al Quirinale oppure Renzi, ditegli che devo fare un controllo, è un mio diritto. Vabbè, gli ho detto, io se non mi vuole ricevere vado dai carabinieri e ci accerteremo. Nel frattempo lei ha chiamato a Crupi, al comune, ha chiamato a Crupi e dice, sai, è venuto Melo Marino, dice, il signor Marino vuole fare questo accertamento. Crupi gli dice, non lo fare entrare, non lo fare entrare, è una mia deduzione. Vado dai carabinieri, i carabinieri dice, signor Marino, fate la denuncia che noi interveniamo subito. Vabbè, gli dice, però andate al comune, fatevi avvicinare dal vigile urbano, vediamo eventualmente se noi interveniamo. Torno in comune, c'era, intanto vi dico una cosa, ma è possibile che l'ufficio del sindaco non aveva il telefonino del sindaco? Mi hanno negato il telefonino del sindaco. Non c'era Vincenzo, si era nascosto, stava parlando al telefono in una stanza qua fuori. Io ho detto, chiamatemi il sindaco, datemi il telefonino. No, dice, non ce l'abbiamo. La signora Mandalari, la signora Riofrida, la signora Tripelli. A un certo punto mi sono arrabbiato, pigliai pochi carti, li lanciai all'aria. La signora Tripelli dice, no, signor Marino, glielo diamo il telefono. Scusate, ma si fanno queste cose. Insomma, arriva Vincenzo, io ho detto, Vincenzo, ma scusami un attimo, ma io sono un consigliere, voglio accertarmi se questi 2000 litri di gasolio sono stati portati là, perché questi riscaldamenti non funzionano dall'inizio dell'anno. Dice, guarda, la dirigente non fanno entrare neanche a me. Come non ti fanno entrare? Il sindaco, il comune, l'edilizia scolastica, non ti fa entrare. Ma voglio dire, ma stai dicendo un animato, sì, no, pensi di prendermi in giro? Dice, sì o no, se pensi di prendermi in giro ti è tutto assunto, così gli ho detto, c'erano due figli. Dal lato personale, no, dal lato, perché ero fuori di me. Insomma, la conclusione è questa. 2 giorni dopo, di pomeriggio, di nascosto, si presentano 15 persone alle scuole elementari e hanno aggiustato le caldaie. Io non so se hanno aggiunto 100 metri di gasolio per partire. Però vi voglio fare una domanda. Ma una cosa che mi tocca di diritto, e non mi fanno andare a vedere se ci sono questi 2000 litri, ma a voi non lascio il sospetto che questi 2000 litri sono scaricati in altri posti? O no? Cioè, qual è? Se tu sei in regola, fammi entrare per vedere, scusami, se ci sono questi 2000 litri. 2000 litri di gasolio, è 1000 a ottobre, e le scuole non avevano riscaldamento. Queste sono delle cose da terzo mondo, cioè questo è come appare la gestione di questo comune. Il dirigente dell'ufficio tecnico stamattina ha girato il paese dicendo alla gente, gli diceva non andate, dice, alla riunione oggi, non andate alla riunione oggi. Ma quale problema c'ha lui? Il dirigente, sapete quale problema c'ha? Che non può fare il dirigente dell'ufficio tecnico, non può stare in quella stanza. Abbiamo mandato tutte le carte in prefettura, procura e chi seguiva. Il signor Mao e l'altro dirigente c'ha un divieto di un giudice, non può andare in quella stanza. Siccome non c'è stato mai nessuno come Carmelo Marino in questo comune che ha detto le cose come stanno, hanno vissuto sempre di questi andazzi. Questo è il problema, che non vogliono che la gente venga a sentirmi quello che dico. Per tutti questi procedimenti, 2, 3, 4 consiglieri che non possono fare il consigliere, e una serie di circostanze che lasciano dei dubbi, voglio dire, molto molto pesanti. Ho fatto questo comizio perché voglio che passi questo messaggio nella popolazione, specialmente chi l'ha votato, perché oramai loro sono là. L'ufficio tecnico dal 1 gennaio ha fatto 300.000 euro di lavori in questo paese. 300.000 euro per 10 mesi sono 3 milioni di euro alla fine dell'anno. 3 milioni di euro! 3 milioni di euro! E non mi dico lavori che li hanno fatti il giorno di Santo di Natale, il giorno di Santo Stefano, non ci sono più. Che non posso dirli, però,
ho fatto tutti i procedimenti e accorgimenti e li ho mandati a chi di dovere. Questo è il sistema di questi signori. D'accordo con altri signori, con la CRIC. Ma avete visto Pino Telitano, un signore che prende 10.000 euro al mese tra lui e sua moglie, a fare una protesta per voi, che vi sono arrivate delle tasse? L'avete visti a fare un articolo, quello del PD, una protesta, qualcosa? No, solo Carmelo Marino ha protestato per le tasse. Ve lo può dire, ve lo possono dire gli amministratori di maggioranza, quante volte sono andato a fare Cagnara. Gli ho detto non è giusto per la gente. In fuga Pino Telitano. Un'altra cosa molto grave, questa è la più grave secondo me della storia di questo comune. Hanno manipolato l'AISPA. Nel 2009 o 2010 hanno fatto un comitato pro AISPA. Cioè pro AISPA significa che siamo favorevoli a fare l'AISPA. Acceleriamo, diamo il nostro contributo. Pino Telitano, Carmelo Cariri, Mimmo Zavettieri e Vincenzo Cruppi. Stranamente, dopo 4 anni, rifanno lo stesso comitato contro l'ASM. Non facciamo l'ASM, siamo contro l'ASM. Hanno ribaltato le carte. L'ASM è intenzionato a fare il manufatto. E l'ha scritto anche. Non è vero come dicono loro. Vi hanno, stanno prendendo in giro il paese. Stanno prendendo in giro il paese. C'è un progetto, come era qua l'Ortanacò, un progetto di trasformare l'AISM in un centro di prima accoglienza. L'AISM non porta soldi alle casse di questi affaristi, perché sono affaristi questi. Mentre il centro di raccolta porta 150 euro a persona al giorno, 100 persone sono 15.000 euro al giorno. Ecco perché vogliono fare quella variante, che personalmente non la farò fare mai, a costo di incatenarmi lì sopra all'ex seminario. Non la farò. Anzi, vi dico una cosa, a giorni arriverà Striscia la Notizia e arriverà qualche altra televisione importante, per dire chi era prima dell'ASM, ora è contro l'ASM. L'ASM non ha completato il manufatto? No, l'ASM non è venuta mai in possesso dell'ASM. Sono dei bugiardi. La Procura della Repubblica, quando ha dissequestrato l'ASM, ha notificato al sindaco di Bova Marina il dissequestro. Quindi per la legge, per la magistratura, in quel momento il proprietario è il comune di Bova Marina. L'AISM, quando avrà le chiavi di completamento, porterà la ridefinizione delle strutture, gli strumenti e aprirà l'AISM. Finché il comune non gli dà le chiavi per dire ecco qua, è finito l'opera, l'AISM non è responsabile di niente. Sono responsabili loro, che hanno in mente di portare. Io non sono un razzista, però vedo che cosa succede in Sicilia, dove ci sono questi centri di prima accoglienza. Ma voglio dire, siamo già poveri che portiamo i poveri. Voglio dire, portano malattie, portano distruzioni, portano problemi, portano l'ISIS anche quelli là. Cioè voglio dire, cioè questo è il problema. Che ci dicono che vogliono fare dell'AISM, vogliono togliere l'AISM per impiegare 60 persone, però per mettere 60 persone di prima accoglienza che gli portano 150 euro al giorno, come hanno tentato il caro Pino Telitano qui alle suore orfanotrofio, quando le suore sono state assenti per circa 7-8 mesi, hanno fatto una manovra con altri due signori di Bova per portare il centro di prima accoglienza. Se non era che il sindaco di Bomarino ha fatto una lettera al vescovo e il vescovo ha scritto ed è protocollato sopra che provvederà a cercare di trovare qualche confraternità, non so come le chiamano queste suore,
E dice: state tranquillo che questo non avverrà. Adesso ci stanno tentando con. È un fatto serio quello che sto dicendo io, non sono chiacchiere. È un sistema, è un sistema. Ma voi avete visto Pino Teletano di fare un'opposizione comune. L'altro giorno ha detto che tutti quelli del PD stanno prendendo degli incarichi. Mentre stavo facendo quella riunione, Vincenzo Sopra stava dando l'incarico al figlio di Melo Carini. In tempo reale lo stava dando, datato 21 dicembre. 8.500 euro. Sapete perché cosa? Per controllare quella commissione che viene da Reggio a Bova per stilare questi rapporti sull'ambiente. Cioè, ma questi sono dei soldi che si potevano evitare, sono dei soldi che si potevano sfruttare e dividere alla gente che pagava meno tasse. Questi sono dei contentini politici, questi sono delle truffe alle spalle vostre che andate a pagare. Cioè, non so se mi spiego, non è possibile, non è possibile. E mi dicevano che io racconto balle, barzellette, che non è vero, che questo e quest'altro. Dovevo portare, ho portato oggi tutte le determine di incarichi, se qualcuno le vuole vedere. Perché l'altro giorno non ce l'avevo, però siccome la legge sono pubblicate le determine, non c'è bisogno che lo dico. C'era qualcuno là in fila, una signora, fai i nomi, fai i nomi! Gli stavo dicendo, ma sei un analfabeta. Vai nella bacheca del comune o vai sul sito online e li leggi, non c'è bisogno che te le dico io per creare un po' di. Poi puoi fare i nomi, che cosa significava? Non aveva nessun significato. Questa è gente che vive tutti i giorni alle spalle di quella cricca, che aspetta che quella cricca, che vi ho detto prima, gli porti la borsa della spesa. Perché attenzione. Non è che vi possono dare molto. Le 50 euro, 30 euro, voglio dire. Questo vi possono dare. E questa è gente, voglio dire, che ha tenuto per 30 anni sotto questo paese su queste cose. Hanno una cosa molto importante, che qui nascerà un caso che io ho denunciato per voto di scambio. Nella campagna elettorale sono andati in giro, hanno promesso le palazzine a della gente. Le palazzine sono 5, hanno promesso a 50. Io ho delle testimonianze che coloro i quali non gli daranno le palazzine verranno con me in procura e diranno: questo signore mi ha promesso le palazzine e non me le ha date. Questo è voto di scambio. Attenzione, perché a un certo punto, scusate, veramente chi non avrà le palazzine ci mette gli asti in giro. 5 li avranno e 25 no. E queste sono delle cose che noi le abbiamo scoperte nel tempo, come abbiamo scoperto nel tempo, ho scoperto nel tempo che il liceo scientifico di Bologna era in piena campagna elettorale a votare il sindaco Cruz. Ho parlato con dei professori e mi hanno detto che c'era una diceria, un boceria, e questo è molto grave, voglio dire che i professori di un liceo scientifico sponsorizzavano una lista a Bova Marina. Questo è molto grave. Come posso pensare che Irene Matrici, la dirigente delle scuole medie, non mi ha fatto entrare per controllare un mio diritto? Non sono io nella legalità, è lei, è Vincenzo Gruppi. Andate a vedere la legge che cosa dice. Mi ha mandato a chiamare diverse volte, non sono andato. Gli ho detto 8 giorni per voi, 8 giorni per me. Non so se mi spiego, dottoressa Mario. Non sono andato. E il motivo che non mi ha fatto entrare, lei entra di diritto in dei sospetti assieme agli amministratori. Cioè, se i 200 litri c'erano, qual è il problema? Apri la porta delle scuole elementari, entro, ma metto l'eteometro che mi sono fatto prestare da una ditta per vedere se c'erano 200 litri di gasolio. Non mi hanno fatto entrare.
200 litri di gasolio. Sapete cosa mi fa pensare? Che nel 2003-2008 da Umberto Fiorenza c'erano mazzi così di bollette di gasolio che camminava gente di buona marina, gratis. Il sistema è cambiato, lo scarichiamo in altri posti. Mi fanno pensare questo, non è che ho la certezza. Lo scarichiamo, poi con i milioni prendiamo, a discapito della popolazione. E i bambini non avevano il riscaldamento. Informatevi! I riscaldamenti sono stati messi mercoledì o giovedì. Quindi i bambini non avevano i riscaldamenti nelle scuole elementari e forse in questo paese c'era gente che camminava con il gasolio. Dei bambini! Questa è la storia. E qualcheduno che mi venga a smentire. Che il sindaco faccia una conferenza qua, io di là e lui di là, oppure qualche altro privato che pensava che io sono un colluso, facciamo un confronto e poi vediamo chi è il colluso o chi no. Questa è la verità di questo paese. La TARES, l'unico paese d'Italia del mondo che non riesce a sapere quanto abbiamo speso nel 2014 di spazzatura. Cioè, ma voi ci credete? Ma voi ci credete? Cioè, non riusciamo a fare i tabulati della spazzatura perché non sappiamo quanto abbiamo speso. Ma non l'abbiamo pagata la spazzatura, non sappiamo quanto ha speso. No, perché devono vedere, partire da un milione e arrivare a 400.000 euro per vedere come lo devono giustificare. Perché se avremmo pagato tutti quella somma che vi hanno detto non pagate la seconda rata, avrebbero raccolto un milione di euro. Noi saremmo andati a pagare 380.000 euro e i 620.000 dove sono andati a finire? Se c'è gruzzolo in comune, si spende, si fa un lavoro di 3.000, di 4.000, di 5.000. Se non ci sono i fondi non si possono fare. Quindi i soldi che andiamo a pagare di spazzatura, sono dei lavori che poi loro andranno a fare, ma li prenderanno di quei fondi. Cioè, non so se mi spiego, ecco che, perché dovevano fare cassa. C'è uno che la mattina va alla posta. Papà, spendite e chi non stanno pagando? Avete capito? È così. Questa è una politica fatta di barzellette. Hanno fatto questa politica di barzellette continue. Ma continue barzellette che raccontano. Poi vi dico un'altra cosa e voglio che qualcuno dell'amministrazione venga e mi dica. Quei balli che hanno messo sulla nazionale perché è l'unico lavoro che hanno fatto, non hanno fatto altri lavori. Hanno fatto solo lavoretti amministrativi e affaristici, ve lo dico io. Affaristici! Era della vecchia amministrazione. Erano al campo sportivo quei palli. È caduta l'amministrazione e l'hanno fatto loro, non li ha fatti i gruppi, non li ha fatti chi che sia, erano già in messi dentro i lavori dei progetti delle vecchie amministrazioni. Fanno dei lavori solamente affaristici, 3.000, 24.000, 5.000, 28.000, sulle spalle vostre, mie. Andremo noi a pagare perché tutto quello che spendono, attenzione, lo dividono sui 2.700 utenti che ci sono a buona maniera. No, non si può, non si può. E vanno a Reggio, pensate voi, vanno a Reggio, Pinotelletano e altri due, tre, vanno a Reggio da due avvocati, no? Con la complicità dei gruppi anche. Due avvocati che dopo 5 minuti mi hanno telefonato che erano degli amici miei. Dice, dobbiamo vedere se possiamo applicare la legge Saverino a Carmelo Maria. Poi quello ha visto le carte, dice, sì, ma pensa, con tutti questi avvocati che ci sono a bordo. Vincenzo che mi ha scortato con uno, l'altro giorno l'ho visto là davanti, dice, sì, ma tu che fai, l'attendente là davanti? O l'avvocato, perché lo vedo sempre là davanti. Applicare la legge Saverino perché io sia espulso dal Consiglio Comunale. Questa gravità, questi signori, come la voce del Sud, come questo, un sistema dove vedono qualcuno che racconta verità, cercare di isolarlo, di metterlo a capo, di farlo desistere.
Questo ha fatto Pinotello, non è che è partito ad andare a dire ma sta Ares, a sta gente, povera gente, poi depressa per dire quelle del PD, facciamo una protesta contro la Ares, contro questo, contro quest'altro. Ma è gente che si interessa solo di... Pinotello ha fatto una protesta perché davanti a casa di sua figlia, scendendo vicino alla chiesa, Saladino non gli ha messo quei blocchi nella strada, che era la strada con dei blocchi, non gli ha ripristinato, ha fatto un casino, ascolta l'espressione che non vi dico. Oppure all'Ente Marzano, dopo 50 anni, l'Ente Marzano ha fatto, lo posso dire perché è pubblico, l'Ente Marzano, una signora che abitava da 50 anni, hanno fatto una lettera di dimissione, l'hanno cacciata via là, ho parlato io con quella signora. Dice, mi hanno tolto il giorno dopo che Pinotelletano con gli indiani che raggiungavano. Sembra che l'Ente Marzano è suo. Una cosa spaventosa. La gente non capisce questo. A me non date, non debbono dare retta. Non dovete dare retta a queste persone che vi prendono in giro, che vi prendono per il culo, scusate l'espressione, e fanno solamente gli interessi suoi, botte di 7, 8, 9, 10 mila, 20 mila euro di incarico agli amici suoi, no alla gente comune. Quegli 8 mila euro dell'architetto Garini, noi vediamoli di meno, che escano di meno sulle tasse della gente. Queste sono le cose che fanno, cioè questi signori non lottano nessuno. Io dico una cosa, si deve dimettere il caro Pinotelletano, perché aveva promesso al PD che si dimetteva, perché adesso hanno cambiato il segretario, per una promessa che aveva fatto al segretario che è entrato adesso, che lui si dimetteva, per una morale verso questo paese si deve dimettere lui, l'ascolto, e Peppe Papasul. Si devono rimettere, non stanno costruendo niente per questo paese a favore della gente, sono inermi. Pinotelletano e le altre due porta borse punte non hanno detto una parola in 10 consigli comunali, una parola non l'hanno detto. No, forse l'ha detto, sapete chi? La sorella della dottoressa Scuola. Eravamo in fila 7-8 persone nel banco salumi della Ollio al supermercato, e non so che eravamo 5, 6, io non mi sono accorto. Ieri era il 27-28 maggio, 2-3 giorni dopo le elezioni, e io ero di fronte a Bestiano, mi stava parlando, c'era Tonina, forse non so che altro c'era, c'erano Pina, ma c'erano altri due che me l'hanno detto dopo. È entrata Ginetta Scordo, l'avvocato, sorella di Anna Scordo, è arrivata, è tornata indietro, è andata da Mimma, un lio gli ha detto, ma le cacci fuori a queste case. Io non ho sentito. Me l'hanno detto dopo 2-3 giorni, se no gli avrei detto, usciamo tutti fuori, perché non sapevamo che c'era una persona talmente importante che poteva occupare un supermercato da sola. Cioè, mi avete capito? La politica bovese a che si va incontro? Questi signori che si fanno paladini della legalità in questo paese. Pinotelletano, e vi dico anche questo, sono andato anche, pensate voi, pensano di essere furbi, quando hanno fatto il segretario sono andati a Reggio 3-4 e gli hanno detto dobbiamo fare il segretario perché se no, dice, sapeva che il PD veniva commissariato da Reggio, allora loro dicevano non lo potevano fare perché lo può fare solo l'assemblea, un segretario comunale, un segretario politico. E loro l'hanno fatto così, in fretta e furia, in una sera. Queste sono le realtà di coloro i quali cercano di far passare un messaggio di legalità. Hanno fatto una guerra per togliere il molo là fuori. Se non c'era il molo, non so le case della Marina se c'erano ancora. Sono tutte delle cose che questi signori li hanno studiati a tavolino, hanno studiato a tavolino anche quella sera quando sono il 21 dicembre mi hanno interrotto all'angolo della villa, c'era Pinotelletano, Mimmo Candela e qualche altro, è uscito un signore, non ci facciamo fare un comizio stavolta a Piano Marino, e questa è democrazia, dovete fare un comizio gente del PD se avete le carte in regola.
Questa non è democrazia, questa è arroganza. Chi ha le carte regola viene, fa un'assemblea. Forse non la fa perché forse non viene nessuno. Probabilmente non verrà nessuno. E c'è un'invidia che io quando parlo ci sono 50, 100, 200 persone. E cioè voglio dire, ma io parlo con carne, carne. Le altre non hanno, gli altri non hanno carne. Se io vi dico che la Tares c'è un colossale imbroglio, ancora non hanno stabilito quanto voi andate a pagare, la legge doveva dire che la dovevano stabilire a dicembre, perché la prima rata era al 16 dicembre e l'altra era al 16 gennaio, ancora è l'unico comune d'Italia che non ha stabilito, perché? Vistosi scoprire, perché noi abbiamo pubblicato sul giornale, correggere l'errore, un articolo che io ho fatto su input della dottoressa Carmela Faenza, che aveva visto dove c'erano gli errori, che adesso invito alla dottoressa a spiegare dove era quell'errore, che il comune di Bova Marina è rimasto incastrato perché non pensava che cioè, una persona che fa una TARES, un comune fa una TARES di 1 milione di euro e dopo un mese la scende a 350.000 euro, ma voi che pensate? Ma venite nel mio negozio e vi dico quanto vuole questa maglietta di pallone? Mi dammi 30 euro. A Carmela Assai, a dammi 10 euro. Ma guarda che pezzo di merda, scusate. Se io gli avrei dato 30 euro mi avrei fregato 20 euro. Cioè non so se mi spiego. Partite da questo punto di vista. Questi soldi gli servono all'ufficio tecnico. All'ufficio tecnico gli servono questi soldi. Gli servono all'ufficio tecnico. Io non so come andrà a finire con l'ufficio tecnico. So, perché vado tutti i giorni al comune, che i carabinieri hanno messo un distaccamento dentro l'ufficio tecnico. 3 ore al giorno lì dentro sono. Quindi non so come gli uscirà. Io dico a Vincenzo Gruppi di commissariare quell'ufficio, affinché non si potrebbe trovare in guai. Perché quell'ufficio è molto pericoloso. Lui ha sottovalutato questo. Glielo dice una persona che sa molte cose, che lui loro pensano che con il sistema che avevano attuato di isolarmi, di dire questo, voce del sud, segretario PD, questo, quest'altro, dice, gli facciamo un cerchio, dice, lo isoliamo e così lo... No, esco da quel cerchio, stia tranquillo Vincenzo Gruppi, Giovanni Palamaro, compagnia bella, chi siete? Esco da quel cerchio, attenzione a voi, che non vi chiudo io in un cerchio. Aprite gli occhi e lo faccio fino all'ultimo. A lui, a Pino Teletano e a tutta la cricca, perché è una cricca che da 30 anni amministra questo paese. Se ancora vediamo che Domenico Zavettieri, un santone della politica bovese, a 80 anni, si mette sul giornale a scrivere su questo, ma hai dominato la scena politica di questo paese per 30 anni, l'hai distrutto, e ancora trovi qualche ignorante che viene dietro a te, qualche handicappato mentale, perché gli handicappati, chiedo scusa, cioè ancora hanno credibilità queste persone. Io, quando la prima riunione che faranno alla sezione socialisti, busserò, ci saranno 5-6, dirò a Campanella, a Dia Di Gennaro, a Peppe Ciglione, perché sono 4-5, ma non vi vergognate a entrare qui dentro, con chi ha distrutto questo paese? Ma chi lo ha amministrato questo paese? Avvocato Manino, voi l'avete amministrato, Pippo, tu l'hai amministrato. L'hanno amministrato, l'hanno rovinato, l'hanno distrutto e vogliono passare che l'ha distrutto Carmelo Marino. Che l'ha distrutto Rosanna Cozzilla o Martino Foti, scusate che mi faccio. Questo è quello che voi dovete passare nel messaggio. Isolatela questa gente, la dovete isolare. Vanno isolate. Quando vi invitano gli dovete dire vai tu, non hai moralmente... la forza di invitarmi a delle riunioni a parlare di che sia, perché hai distrutto questo paese. 70-80 giovani mancano da questo paese in 2-3 anni, ogni settembre se ne vanno. Questi sono
i fatti di questo paese e ci vengono a dire la politica, giornali, questo e quest'altro. E poi vi dico una cosa, sapete chi mi ha messo a me l'articolo che facevo la conferenza stampa? Questa ragazza che se n'è andata, la signora Manni. Pandallo Domenico, Cilione Giuseppe, Antonino Saladino, Iriti e la Cavallaro, quando gli mando un articolo io, penso che prendono il telefono e gli dicono Mimmo, per Zavettieri, oppure a Crupi, lo posso mettere. Una di San Lorenzo mi ha messo a me un articolo. Cioè vi rendete conto come hanno manipolato le menti di questo popolo? Le menti di questo popolo. Mi ha telefonato ieri Mimmo Pangallo, mi ha detto Carmelo non ha cercato di mettere l'articolo. Per stamattina. Stamattina, vado verso mezzogiorno, non l'ha messo. Ha avuto il veto. Questo hanno anche il potere di manipolare i giornalisti. Hanno anche il potere di mettere una cosa privata su un giornale e non mettono. Voglio dire delle cose gravi, gli imbrogli di questo paese non li metto. La voce del sud che un'inchiesta su Melo Marino, su Bovera, rialzati. La più grande stupidaggine è un reato depenalizzato, avvocato, dei 112 reati depenalizzati a dicembre, una diffamazione che penso qui dentro 20 ce l'hanno, un contenzioso con dei vicini, lo mettiamo anche di denuncia del vicino per un muro, lo mettiamo sulla voce del sud. Cioè, fanno questa politica, segretario, avete capito? E hanno il coraggio di scendere in piazza, di sedersi, ma mi vergogno a vedere quella gente vicino a quei signori alla stazione seduti, tutte le sere là. Mi vergogno a vederli là. Cioè, sono delle cose che lasciano il tempo, che i giornalisti di Bonnarino sono al suo servizio, al suo servizio sono. E sapete cosa mettono? Hanno messo sul giornale Caffè Letterario. È una cosa bella, però penso che è più importante mettere che i cittadini di Bavaria sono oppressi per delle tasse, che ci sono delle manifestazioni per le tasse oppure qualche altra cosa. Ecco, avete capito? Su input di Crupi o di Zavettiero, questo che sta. Viviamo in questo paese, voi vi dovete ribellare, dovete fare un messaggio a questo paese, alla gente. Non andate in giro in questi negozi qua vicino che raccontano cazzate dalla mattina alla sera. Raccontano cazzate! Come le cazzate che sono state raccontate che io per prepotenza ho fatto questo comizio e 8 handicappati mentali mi piace hanno messo. Poi gli ho domandato, gli ho detto ma tu gli hai domandato se aveva l'autorizzazione? Carmelo dice scusami non avevano fatto l'autorizzazione. E allora ho fatto per prepotenza io. Scusami no, ma ti rendi conto di, voglio dire, bisogna dire le cose come stanno. Io lotto per questo paese, lotto per le cose giuste di questo paese, però non mi piace mettere zizzani, non mi piace mettere zizzani, non so se mi spiego, perché la zizzania lascia il tempo che trova. Io ho fatto un protocollo, ecco qua, il 6 febbraio, ho fatto il 6 febbraio e ho fatto questo comizio. Lo dovevo fare la settimana prima, ma Vincenzo Curvi mi ha detto c'è il carnevale e non si poteva fare. Io ho detto Vincenzo lo farò la settimana prossima. Poi incontro il medico Minniti, il quale mi dice Carmelo non dispacciaste tu all'assemblea? Dice sì, dottore, ma quale assemblea loro? Mi dice ma sì, ho fatto il protocollo, scusate ma voi l'avete fatto il protocollo? Ah, questo non lo so. Allora informatevi, non dite stupidaggini in giro, non so se mi spiego. E vi posso dire io che se c'era una domanda, è una domanda la mia, Vincenzo passava l'altra perché non mi può vedere a me, che sa che parlo conto. O che dicono in giro che io quando vado su, gli impiegati sono terrorizzati, hanno timore di me, Carmelo dice,
quando vengono qua, ah sì, hanno timore di me, scusami un attimo, devono andare a fare il suo dovere, non possono fare torte a casa e alle 11, 11:30 fare riunioni dentro le stanze a mangiare, perché i nostri figli sono al nord, pagano 1.000 euro al mese di affitto, no? E prendono 1.100 e glieli devono mandare da casa, e loro sono qua, devono fare il suo lavoro, devono timbrare alle 8. Questo paese è passato, adesso stanno timbrando il regolare, sono andato a vedere i timbri, se voi vedete prima non timbravano mai il regolare, se si assentavano un quarto d'ora, mi dite che manca un quarto d'ora, sapete cosa fanno adesso? Sono andato a vedere, carta scritto io fanno, no, mi deve scrivere, no, capoverno malinveno marino e faccio il bordello, denunci. È legalità questa, era l'illegalità quella che facevano loro prima. Non so se mi spiego. E dicono, dice, meno marino, faccio il bordello, faccio... no, non faccio bordello, faccio le cose come sono previste dalla legge. Come sono previste dalla legge? Infatti, se voi notate, non vanno più a rubare al bar, come andavano prima. Perché io gli ho detto, come li vedo a gruppi al bar, li denuncio. Li denuncio! Perché un caffè si può prendere nell'ufficio. Si può anche uscire per prendere un caffè, non è un problema. Ma uscire 8-10 volte, poi incontrare quello, fare una chiacchierata, 2-3 ore, e la gente là dice, stavo cercando un tecnico. No, era fuori, era aiuto bar, 2 ore di cose. Ma voi pensate che nei paesi veramente al nord succede quello che succede qua? Ma voi pensate che nei paesi al nord c'è gente che la mattina viene al comune, timbra e poi va ad accompagnare i ragazzi a scuola? Ma dove stiamo? Ecco, questi hanno votato Cruvi perché è un sistema. È un sistema! Autorità, muto, zitto, non dice niente sulle tasse, sull'ISM, contro l'ISM. Non si vuole far più l'ISM. Ditemi voi. Adesso invito l'autoressa perché mi fa sulla TARES, perché io l'ho fatta elementarmente, però non sono riuscito a capire come sono questi meccanismi. E poi concludo io. Buonasera. Sì. Allora, dopo tutto quello che ha detto il consigliere Marino, facciamo un attimo il punto della situazione e poi arriviamo alla TARES. Dunque, la cosa importante è che praticamente mi preme sottolineare che tra le funzioni del sindaco una delle più importanti è quello che, in base all'articolo 54 del decreto legislativo 267 del 2000, quale ufficiale di governo è la massima autorità locale di pubblica sicurezza. Quindi il sindaco è quello che dovrebbe garantire la legalità nel comune di Bova Marina. Vediamo invece cosa succede in tutti questi mesi che praticamente abbiamo l'amministrazione Cruvi da maggio ad oggi. Ho stampato il decreto delle leggi perché così vediamo quello che è scritto dalla legge. Il decreto legislativo 267 del 2000, l'articolo 63, parla delle incompatibilità e dice: non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale al numero 4, colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con il comune o la provincia. Noi abbiamo almeno 2 persone all'interno del consiglio comunale che hanno liti pendenti con questo comune, dato di fatto, punto. Violazione del decreto legislativo 267 del 2000, articolo 63.4. Al punto 6. Le carte dei carabinieri, sì. Attenzione. Al punto 6 vediamo che coloro che avendo sempre stesso articolo, coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune è stato legalmente messo in mora, ovvero avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto in vano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 DPR 29 settembre 73 numero 602. Quindi chi ha dei debiti nei confronti dell'Equitalia e della Sogget
e sono praticamente già stati notificati e quindi c'è l'avviso di mora, non possono sedere in consiglio comunale. A oggi, nonostante le mie richieste ripetute, si sono beccati anche una denuncia, voglio dire, per questo. Praticamente noi non sappiamo ancora il numero di consiglieri che hanno dei debiti tributari e siedono regolarmente da maggio ad oggi in questo consiglio. Poi abbiamo praticamente il decreto, quindi violazione del decreto legislativo 267 del 2003, articolo 63, punto numero 4 e numero 6. Decreto Del Rio, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale, cioè la legge di conversione pubblicata con la Gazzetta Ufficiale, anno 155, numero 81, Roma, lunedì 7 aprile 2014. La legge numero 7, aprile 2014, numero 56. Tratta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Qui praticamente troviamo, in base alla, tenendo conto della rappresentanza del genere, che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, la legge numero 56/2014, al comma 137, articolo 1, ha previsto una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%. Quindi di conseguenza abbiamo un unico assessore donna rappresentato dalla dottoressa Ollio. Avrebbe benissimo potuto ottemperare, voglio dire, alla normativa chiamando un assessore esterno donna, ma probabilmente a Pova Marina non abbiamo nessuna donna capace di fare l'assessore. Quindi viola il signor Crupi, l'avvocato Crupi, anche il decreto Del Rio. Articolo 43, decreto legislativo 267 del 2000. Sui diritti dei consiglieri. Al punto numero 3 leggiamo: il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindaco ispettivo, di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di taluni atti e delle relative risposte sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare. Vediamo che dice il nostro statuto comunale, delibera numero 6 del 18 gennaio 2002. Per quanto riguarda le funzioni dei consiglieri, all'articolo 7 troviamo: hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio comunale, di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutti gli atti e le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Per questo articolo praticamente io li ho a suo tempo denunciati, perché era impossibile ottenere dagli uffici del comune atti che ci potevano dire quello che stava succedendo all'interno del comune. Come quello atto che vado a dire, sono i pubblici del comune, vado a vedere, mi spende il comune, non mi hanno fatto entrare. Perfetto. Posso dire che manca il gasolio. Allora, poi l'hanno scaricato un po'. Altro elemento fondamentale nel nostro ordinamento italiano è la separazione tra la funzione pubblica, la funzione praticamente politica che spetta agli amministratori, e la funzione gestionale degli enti che spetta ai dirigenti. In base all'articolo 4, comma 1 e 2 del decreto legislativo 165 del 2001, leggiamo: gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi di programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Al comma 2 troviamo che praticamente ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Viene violata anche questa normativa perché nel nostro comune ci sono dei forti rapporti di familiarità tra chi è responsabile degli uffici dirigenti e chi è invece al vertice dell'organo politico. Poi la famosa, insomma, la relazione di fine mandato presentata dai nostri praticamente commissari avente protocollo 6423 del 26 agosto 2014, indirizzata al sindaco e alla responsabile dell'ufficio regioneria, praticamente fa riferimento che
questa relazione, se non fosse stata, se non fosse scomparsa, sarebbe dovuta stare 26 agosto scomparsa, ce l'aveva a casa un impiegato nascosto, doveva essere trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. E questo praticamente, questo in base all'articolo 4 del decreto legislativo 149 del 2011. Dopodiché, praticamente, dopo che questo tavolo tecnico verificava la conformità di questa relazione, faceva altre relazioni e le due relazioni assieme dovevano andare sul sito istituzionale del nostro comune. Viene ripetutamente violata la legge e quindi l'articolo 4 del decreto legislativo 149 del 2011, perché la relazione è scomparsa. Poi, ecco, quest'altra è una tabella. C'è praticamente la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia che ha ribadito attraverso il parere numero 504 del 2011 che il possesso del diploma di laurea costituisce un presupposto inderogabile per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali. Significa che chi fa il dirigente negli enti deve avere la laurea, banale, viene violata anche questa. Alla fine praticamente arriviamo alla praticamente istituzione della IUC, legge 147 del 2013, la legge di stabilità del 2014. Nell'articolo 1 stabilisce, voglio dire, l'IMU, la TASI e la TARI che fanno appunto parte della IUC. La TARI è destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Quindi sempre l'articolo 1 e il comma 654 stabilisce: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Quindi significa che noi dobbiamo ricevere un importo totale in cartelle di pagamento che non può eccedere la somma messa in bilancio. La nostra somma messa in bilancio, come delibera di giunta comunale numero 103 tributo comunale sui rifiuti solidi urbani TARE, approvata dalla giunta, è l'importo di 649.817, anche se questa somma è a preventivo, perché noi negli ultimi 6 mesi, da giugno a dicembre, abbiamo avuto un costo di servizio sicuramente inferiore. La spazzatura è rimasta praticamente spessissimo lungo le strade, questo significa che non c'era il costo di pagamento della discarica di conferimento e ancora non ci hanno dato le bolle con i pesi per sapere quanta spazzatura è stata conferita, né tantomeno la ditta ASE ha sempre praticamente fatto la raccolta della spazzatura. Quindi questo costo 649.817 è sicuramente inferiore. Però sotto il problema della spazzatura, com'è andata questa storia della TARI? Praticamente riceviamo un po' tutte le cartelle, gli avvisi di pagamento, Allora praticamente sono tutti triplicati e tutti si lamentano, alla fine prendo quella mia e vedo che realmente il costo dell'anno scorso che ho pagato rispetto a quello di quest'anno è triplicato. Mia sorella idem, mia mamma idem, mia zia idem, cioè. Quindi qualcosa non funziona, perché se noi praticamente l'anno scorso in bilancio avevamo un importo inferiore di 61.000 euro, voglio dire, diviso 2.700 utenze, ognuno in più rispetto all'anno scorso doveva avere, se la matematica non è un'opinione, 23 euro di differenza in più. Quindi di conseguenza, poiché la somma è stata triplicata rispetto a quella dell'anno scorso, sicuramente arrivavamo benissimo a 1.200.000, 1.300.000 di euro, non sappiamo quanto. Chiediamo all'ufficio tributi l'elenco, i ruoli, per capire, facendo la somma, qual è l'importo che ci è stato notificato, ma loro ancora a tutt'oggi non ce l'hanno fornito. Però il sindaco a un certo punto compare nell'albo online nel nostro comune sospensione seconda rata TARI, in cui c'è scritto l'amministrazione comunale su nostra istanza. Abbiamo il protocollo. Noi abbiamo prima abbiamo protocollato di sospendere la TARI, che c'è un colossale imbroglio. Sì, del 5 gennaio 2015 il consigliere Marino protocolla oggetto richiesta sospensione ruolo TARI del 2014. E loro non hanno sospeso. Infatti spiega tutti questi motivi e quindi di conseguenza come risultato abbiamo la... Il consigliere Marino, non quei 5-6 che sono andati il giorno dell'Epifania, no, sopra dal sindaco. Attenzione, non Pino Delitano o altri. Il consigliere Marino è stato quello che mi ha fatto sospendere la TARI, la seconda rata. Ditelo in paese. Una bugia. Perché?
No, guarda, non puoi intervenire, no, guardi, no, perché no, la denuncio no, stavolta. Va bene. Bisogna dire la verità. No, bisogna dire la verità. Mi dia questo. Dammi questo un attimo. Non può intervenire. Non può intervenire. Non può intervenire. Di quei commercianti. Allora, aspettate un attimo. Articolo 660, codice penale. Molestia di disturbo alle persone. Arrestate, ti chiamo in carattere. No, la denuncio, non si preoccupi. Se lei continua io stasera la denuncio. Perché l'articolo 60 del libro terzo codice penale dice fra gli elementi soggettivi vengono enumerati le varie fattispecie, c'è anche riconducibile a questo reato, troviamo il fatto di comportarsi in un pubblico comizio in modo da provocarne l'interruzione, non significa instaurare un contraddittorio con l'oratore, ma costituisce condotta che arreca disturbo al medesimo e agli ascoltatori. Punto. Si faccia il suo comizio. Quindi stavamo dicendo, con protocollo numero 30 del 5 gennaio 2015. 5 gennaio, il giorno prima. Quindi il consigliere, il sindaco li ha convocati giorno dell'Epifania, che è il 6. E poi il 7 compare questo. E poi il 7 sospende la TARI. Sì. Allora, sono carte protocollate. Aspetta. Allora, ve l'hanno sospesi per noi. Perché noi ci siamo accorti dell'errore tecnico. Al protocollo numero l'hanno 30. Fatto volontariamente o involontariamente. So che gli abbiamo chiesto la sospensione della seconda rata e il sindaco l'ha sospesa. Leggiamo, forse è meglio. Sì. Protocollo numero 30 del 5 gennaio 2015, spettabili, signor sindaco, signori assessori, comune di Boa Marina, oggetto, richiesta sospensione ruolo TARI 2014. Il sottoscritto Carmelo Marino, consigliere comunale di Codesto Ente, premesso che nel bilancio di previsione 2014 il costo del servizio da coprire quale tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di euro 649.817,10, ossia rispetto all'anno 2013 un importo più elevato di euro 61.217,10. Pertanto, tenendo conto delle circa 2.700 utenze censite, ogni contribuente iscritto a ruolo avrebbe dovuto vedersi notificare delle bollette aumentate rispetto all'anno 2013 di circa 23 euro. Che la TARI non è un'imposta come l'IMU, che nei comuni in dissesto per un certo numero di anni deve essere applicata con le aliquote più elevate. Piuttosto, per legge, è obbligatorio effettuare per l'ente la copertura del solo costo del servizio. Che è evidente a tutti i cittadini che il servizio è stato alquanto irregolare ed inefficiente, pertanto necessita controllare tra le clausole del contratto se è ugualmente dovuta la quota mensile di euro 26,399 all'ASED o cosa previsto in questi casi, ancor prima di impegnare e liquidare le somme alla stessa. Ed ancora bisogna vedere il costo del conferimento in discarica previsto rispetto a quella avutesi appunto nell'anno 2014. Poi, che sono state notificate contribuenti avvisi di pagamento i cui importi sono triplicati rispetto all'anno 2013, che è alquanto evidente che esiste un errore di formazione dei ruoli stessi. Pertanto, per quanto in premessa, chiede con particolare urgenza un atto di responsabilità del sindaco e della sua giunta affinché emettano una delibera di sospensione degli avvisi TARI 2014 nelle more del ricalcolo degli stessi sulla base del costo effettivo del servizio sostenuto dell'ente. Distinti saluti, Boa Marina. Il 5 gennaio. 5 gennaio. Il 7 il sindaco dice: Carmelo, abbiamo fatto un errore tecnico, sospendiamo. 7 gennaio, infatti, compare. Diciamo bugie noi. Sul sito del comune di Boa Marina, sospensione seconda rata TARI. L'amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che il pagamento della seconda rata TARI è stato sospeso, giusta delibera giunta municipale numero 1 del 7 gennaio 2015. Successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione anno 2014 sarà inviata una nuova rata a conguaglio rapportata al costo del servizio. Si comunica altresì che la prima rata potrà essere rateizzata 7 gennaio 2015. Quello che è sicuro è che in tutta questa faccenda viene, aspettate un attimo, scusatemi, violato l'articolo 600, l'articolo 1
comma 654 della legge 147 del 2013. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi relativi al servizio. Loro ci hanno notificato delle cartelle notevolmente superiori per importo a quelle che noi dovevamo pagare. Se noi non ce ne fossimo accorti, ma non so Faenza si è accorto. Per tre volte avreste pagato la seconda rata. Allora, dico alla voce del sud, invece di scrivere stupidaggini, gli passo un po' di dati reali, perché questi non sono contestabili. È la legge che è stata più volte ripetutamente da maggio di quest'anno violata, punto. Non le scrivono queste violazioni qui sopra, Don Mimì Zalettieri. Vi ringrazio. Concludo, ringrazio la dottoressa Faenza perché lei sa queste questioni tecniche, è più addentrata, io posso essere un grande combattente, un grande oratore, però poi nelle questioni tecniche devo chiedere dei lumi, perché per fare esperienza purtroppo lei da 30 anni che questo settore, io sono da 3 mesi. Faccio una premessa, un messaggio alla cricca. Non mi indebolirete, andrò avanti, vi combatterò, farò uscire qualcheduno da questo municipio ammanettato, lo farò uscire ammanettato, presto, altro che mi vogliono incutere. C'era uno nei dintorni di questo comune, un commerciante che diceva: Carmelo, tu dici chiacchiere, tu dici qua, tu dici là. Poi un giorno l'ho chiamato, vieni qua, leggi qua. Ciao, ti saluto. L'ho incontrato dopo 2 o 3 giorni. Sì, Carmelo, dopo quello che mi hai fatto vedere, sono andato al bagno 2 o 3 giorni. Cioè, se non è come dici tu, io non racconto chiacchiere, ho dei documenti in mano. Ho dei documenti in mano. 10-12 comandamenti, chiamiamoli, irregolarità in questo comune, contro legge, contro la Costituzione. Chiederò al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio Comunale del Boa Marina, l'ha chiesto già Carmina Faenza, per gravi irregolarità. Non è possibile che chi fa un assessore è denunciato per furto d'acqua con testimoni, carabinieri, polizia, guardia di finanza e continua a fare l'assessore. Cioè, siamo di fronte a palese irregolarità di legge. Non so come spiego, però chiederò al Presidente della Repubblica lo scioglimento quando verrà a Striscia la Notizia le Iene. Poi vediamo che cosa vogliono fare questi signori dell'AISI, se lo vogliono fare o no. Poi vediamo. E poi volevo dire un'altra cosa, ma voi vi ricordate 2008-2012 il pergolato, una ragazza, un altro, Madonna Santa, tutti i giorni articoli, questo che porta tumori, che porta la testa, il pergolato è pieno, scomparse tutte queste associazioni che nascono tutti i giorni, si alza una mattina, facciamo associazione, un'associazione, in questo paese abbiamo il record di associazioni, penso che nascevano 500 associazioni, scomparse, il pergolato sta scendendo a mare, scende fino a Maurizio, non c'era. Nessuno ha detto niente, solo Carmelo Marino l'ha detto. Lo dice Pino Telitano, lo dice la dottoressa Scordo, lo dice Peppe Papasulli, chi lo dice? Il pergolato porta malattie, porta tumori. Io ho denunciato pubblicamente che bisogna bonificare la discarica, ho fatto dei protocolli che bisogna bonificare il pergolato a sé. Quindi concludo. Coloro i quali mi stanno combattendo debbono pensare che si debbono mettere dalla mia parte, perché io sto dicendo delle verità sto dicendo. Quelli che parlano contro di me fanno parte di quel sistema, ma quel sistema sapete che gli danno? Un pacco di pasta, non pacco di zucchero, un pacco di caffè ci vuole. Lo dicono così, non perché hanno delle... qualcuno che ha qualche negozio non sa che dice dalla bocca. Dice stupidaggine. Io vi dico una cosa
Ma chi pensa di dire delle cose reali si mette in discussione. Quando abbiamo fatto le liste non si voleva prendere nessuno, però troviamo 100 persone, 1000 che poi sono tante criticate. Mettetevi in discussione, fatevi votare dalla gente, poi capirete se la gente vi crede o no. Abbiate il coraggio di dire come stanno le cose, non nascondete rimbalzando le colpe ad altri. Vi ripeto, farò uscire dal comune con qualcuno in manette. Sentite quello che vi dico io. Altro che sono pazzo, dico cazzato. Vi ringrazio della vostra presenza e della pazienza che avete avuto. Grazie. Buonasera.